Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, ho diverse cosine da recensirvi, diciamo tutte di skincare, però le voglio dividere tra virgolette per argomenti. Allora, prima di iniziare ti ricordo che se ti piacciono i miei video mi puoi sempre supportare con un pollice in su, se non ne vuoi perdere altri c'è sempre il tastino dell'iscrizione giù nell'info box e alla fine del video. Allora, in questo video vi voglio recensire un solo prodotto e una maschera, eccola qua, è una maschera di Sephora, si chiama The Prime Mask, è una maschera 5 in 1, 5 azioni in 1, che fa da primer e si attiva in 3 minuti. Allora, sì, è una base viso 5 in 1, non 3 in 1, è una maschera cotone. Allora, diamo qualche altra informazione. Idratante, illuminante, booster, quindi rimpolpante, e make up set, make up, cioè quindi fa da base, non mi usciva. Allora, vabbè, l'ha tenuta su per 3 minuti. E poi va tolta e ci si può truccare. La maschera, come tutte le maschere in cotone, ha ovviamente gli occhietti, si mette così, gli occhietti, il naso e la bocca. Allora, io l'ho tenuta su, secondo me, per più di 20 minuti, cioè finché non mi si è sciolta praticamente da sola sul volto e l'ho dovuta togliere. E all'interno della confezione era rimasta tanto di quel prodotto che l'ho utilizzato come base viso per altri 2 giorni consecutivi. Cioè io l'ho aperta. Allora, dico subito. Mi sembra che a San Valentino ho fatto la maschera, che era di venerdì. Sabato sera ovviamente mi sono ritruccata e ho usato come base prodotto che c'era all'interno. E domenica sera anche mi sono truccata bene, quindi con tutta la base eccetera, mi sa nel pomeriggio perché siamo andati a cena fuori e avevo la base fatta da questo prodotto e poi fondotinta eccetera. Il prodotto in sé aiuta a tenere molto il fondotinta, non ho visto quelle crepine che ogni tanto si possono formare quando si ha il prodotto da troppo tempo sul volto perché è molto idratante. Forse una cosa che mi ha dato un po' fastidio è che da quando ho tolto la prima volta la maschera, quando poi mi sono truccata, non era passato tantissimo tempo. Io sentivo ancora un pochettino il viso che aveva in superficie il prodotto e doveva ancora essere del tutto assorbito dalla mia pelle. Avrei preferito attendere a quel punto almeno, non voglio esagerare, almeno un'oretta, però il trucco non si è sciolto, ha tenuto tutta la serata, mi sono sentita perfetta, senza problematiche per tutta la serata e anche i giorni successivi. Non so quanto costi la maschera in sé, però io credo che sia veramente eccezionale. Quindi ve la consiglio, io l'ho avuta in regalo per il compleanno dell'anno scorso, se non erro. Sì, mi sembra per il compleanno dell'anno scorso, non hanno un costo eccessivo, se non erro intorno ai 5-6 euro, quindi fattibili una volta ogni tanto, così per avere un di più e farsi una bella coccola che ci sta in questo periodo di quarantena. Ok. Primo video andato, quindi se ti è piaciuta questa recensione mi raccomando supportami con un pollice in su. Se ti va e non vuoi perdere le prossime recensioni che arriveranno a breve ti invito a cliccare sull'iscrizione per il canale. E nulla, ti ringrazio per avermi aperta e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!